Buongiorno a tutti, se potete prendere posto, siccome abbiamo tempi contingentati per l'utilizzo della sala, tra pochi istanti daremo inizio a questa prima edizione del premio Manus Futuri. Signore e signori, buongiorno e soprattutto buongiorno alle ragazze e ai ragazzi di tutti gli enti che sono stati coinvolti in questo premio. Una premessa, giusto per non lanciare messaggi sbagliati, ho chiesto sul particolare dress code che abbiamo in questi eventi, cioè il fatto di poter o meno tenere la mascherina durante questo incontro e mi è stato detto che appunto, finché sto sul palco e distanziato da chi si avvicenderà con me qui sul palco, la cosa è fatta in completa sicurezza. Allora, intanto mi presento, io sono Andrea Schiavon, sono un giornalista, sono cresciuto, nato e cresciuto in Veneto, ma non vivo più qui da un po' più di 15 anni perché per ragioni di lavoro sono stato prima a Milano e ora a Torino. Perché sono qui? Perché qualche anno fa, per un progetto editoriale, un libro, sono venuto a contatto con uno di questi enti di formazione, nella fattispecie si trattava di ENAIP Padova, e è nato un bel rapporto. Mi è piaciuto molto quello che ho scoperto. Io vengo da un percorso scolastico diverso, ho fatto il liceo scientifico e poi giurisprudenza per la cronaca, e il mondo della formazione professionale mi era pressoché sconosciuto, salvo veramente poche informazioni, quelle proprio da orientamento generale. E appunto, mi si è aperto un universo di passione, di attenzione e di competenza. Queste sicuramente sono le prime tre parole che mi vengono in mente rispetto alle persone con cui mi sono trovato a lavorare in quel progetto e poi in tutto quello che è venuto dopo. Perché, appunto, come in tutti gli incontri, se ci si piace, le cose vanno avanti. E per cui poi abbiamo fatto altre cose insieme e qualche tempo fa mi hanno detto: Andrea, sei libero a fine novembre, noi avremo questo premio alla Fiera di Verona e ho detto, senza neanche doverci riflettere troppo, sì. Il sì poi è diventato più convinto quando mi ha spiegato di che cosa si trattava questo Manus Futuri, cioè premiare delle esperienze di valore nella formazione in Veneto da più punti di vista, ovvero il punto di vista degli studenti, innanzitutto, perché al centro della formazione ci siete voi, ragazzi e ragazze. E il secondo punto di vista è quello dei formatori, che sono il vostro secondo polo, il vostro riferimento quotidiano. E poi c'è il mondo delle aziende, che solitamente appunto è un mondo un po' più lontano e sconosciuto per chi fa il mio percorso di studio, ma che nel vostro caso è fondamentale. Mi è capitato nel parlare in altre scuole. Mi è piaciuta molto una definizione che viene data al rapporto che si crea all'interno delle scuole che funzionano bene, come di un'alleanza educativa. E
E in quel caso si parlava di tre poli dell'alleanza educativa, ovvero studenti, docenti e famiglia. Nelle scuole professionali direi che questa è un'alleanza educativa ancora più grande e più forte, perché oltre che agli studenti, ai docenti e alle famiglie, c'è anche il mondo delle aziende. Per cui, appunto, c'è un quarto premio, una quarta categoria di premio che va a riconoscere il merito di aziende che hanno voluto confrontarsi con e si confrontano regolarmente con il mondo della formazione. Prima di passare ai saluti istituzionali e entrare poi nel vivo di questa premiazione, mi diverte mentre riordinavo gli appunti preparandomi per oggi, mi stuzzica fare riferimento a un video che mi è capitato di vedere appunto ieri sera, che era un intervento del Presidente del Consiglio Draghi a un incontro organizzato da Save the Children. Era bello perché anche un adulto, e anche una figura abituata ad eventi pubblici come un premier, se intervistato dai ragazzi può trovarsi spiazzato a volte. Quindi era stato divertente vedere Mario Draghi un po' fuori dal consueto aplomb. E in particolare mi sono appuntato un paio di passaggi, perché il tema era di alcune domande di questi ragazzi che erano di una borgata romana a Torre Maura, era proprio su che futuro, cosa ci consiglia per il nostro futuro la persona che attualmente ricopre una delle massime cariche istituzionali in Italia. E Mario Draghi ha fatto anche un bel excursus sulle sue passioni sportive e dopodiché ha dato un consiglio a quei ragazzi. Gli ha detto che è molto importante immaginare il futuro, ma, e la frase qui cito testualmente, l'esperienza più importante è ora, cioè quello che state facendo adesso. Qual è il senso di questa frase, ragazzi? E questo secondo me è importante per voi. Che la forma che prenderà il vostro futuro, e in questo parliamo di Manus Futuri, dipende da quello che state facendo adesso, dalla passione con cui lo fate e dall'impegno e dalla dedizione che mettete in quello che fate. In particolare, l'altra cosa che mi sono appuntato diceva perché meglio riesci a fare le cose che stai facendo adesso, più sarai libero di scegliere che futuro prendere. Nel senso che è ovvio che se ti viene riconosciuta una capacità, sono gli altri a volere te, non tu che ti devi proporre agli altri. Diciamo, è più facile questo vostro approdo nel mondo del lavoro. E è quello che sta facendo, che si propone adesso di fare Manus Futuri. Premiare alcuni di voi, alcune realtà, per quello che hanno fatto in questi mesi. Per raccontarvi un po' come è nato questo premio, chiamo qui con me il presidente di Forma Veneto e Giorgio Sbrissa, e mentre mi raggiunge qui sul palco, vi racconto cos'è Forma Veneto. Forma Veneto raggruppa, poi Giorgio lo potrà fare il microfono per Giorgio, ecco. Forma Veneto raggruppa 8 enti di ispirazione cristiana e questi 8 enti poi, come una ramificazione, diventano 90 scuole e a loro volta diventano 20.000 studenti nella regione Veneto. E poi c'è un dato che so che inorgoglisce Giorgio e tutti i rappresentanti di quegli 8 enti e che a me personalmente ha impressionato, che il 70% di questi studenti poi hanno un'occupazione dopo il diploma. Prego. Innanzitutto grazie a tutti, grazie di essere qui con noi oggi, grazie in particolare ai nostri ragazzi.
alle istituzioni presenti e anche a tutti quei lavoratori che ogni giorno permettono di aprire le migliaia di porte di tutti i nostri laboratori. I centri sono 8, è un po' più complessa perché all'interno di questi 8 ci sono altri raggruppamenti di enti che riuniscono altri soggetti e quindi in realtà gli enti sono veramente molti. Forma Veneto ha una responsabilità, è quella di dare rappresentanza, voce a tutto il sistema della istruzione e formazione professionale del Veneto. È un'istruzione in Veneto che ha una forte matrice cristiana, questo è un dato, è una formazione che viene ancora prima della Prima Guerra Mondiale, ha una storia lunghissima, è una formazione che garantisce un'eccellenza, è di quello di cui parliamo oggi, è un'eccellenza perché permette alla nostra regione, la nostra è la regione che da sempre ha investito nelle persone. Io vi chiedo di ricordarvi fermamente questo punto. Viviamo in una regione, siamo fortunati, a volte nascere in un posto piuttosto che un altro fa la differenza nella vita. Nascere in Veneto, si nasce in un posto dove storicamente abbiamo investito in persone. E questo credo poi sia stato anche il fattore determinante dello sviluppo che abbiamo potuto godere tutti i giorni. Forma Veneto riunisce tutti questi. Parliamo di 20.000 ragazzi, parliamo di circa 1.500 lavoratori, parliamo di 90 centri di formazione. Mi fermerei qui, Andrea, perché il tempo è tiranno e penso che questo sia sufficiente per tutti. Grazie Giorgio. E prima di passare la parola all'assessore Donazzan, spieghiamo anche un po' che c'è stato un processo e anche questo mi ha colpito favorevolmente. Questo non è un premio frutto di, appunto, di Giorgio o di altri dirigenti degli altri enti che a tavolino hanno deciso chi sarebbe stato premiato, ma c'è stato proprio un iter per arrivare a questa premiazione. Nella fattispecie la giuria era composta, oltre che da Giorgio, da Alberto Grillai, vicepresidente di Forma Veneto, Orazio Zenorini, presidente della FICIAP, poi c'erano Federico Pendin, presidente della Fondazione San Nicolò, Matteo Montan, amministratore delegato del gruppo Atesis, Alessandro Russello, direttore del Corriere del Veneto, Gianfranco Refosco, segretario generale della CISL Veneto, Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Veneto. Quindi, come vedete, si è cercato di prendere un panel il più ampio e il più rappresentativo del mondo produttivo del Veneto. Ecco, per parlare di tutto questo, chiamo qui con noi l'assessore Donazzan, che Elena Donazzan, che in particolare può raccontarci tutta la filiera, perché oltre a essere assessore all'istruzione, alla formazione, è assessore al lavoro e alle pari opportunità, quindi direi che ci può dare Grazie. Un quadro ampio. Sono facilitata così, buongiorno a tutti, è una sala veramente bella questa, perché quando Giorgio mi ha detto che Forma avrebbe voluto così mettere in evidenza lo straordinario lavoro, le eccellenze, ma che avrebbe voluto dare un premio e a delle categorie di questo nostro mondo della formazione, io ho pensato che proprio a Job fosse il luogo, il momento più indicato. Perché potremmo giocare molto sul titolo, la formazione migliore, beh, è per il Veneto questa formazione la migliore, è esattamente la chiave che a me fa fare nel ragionamento tra istruzione, formazione e lavoro la sintesi anche di concetto, perché qui il dialogo tra mondo della scuola, il mondo della formazione e il mondo del lavoro
perché noi ci occupiamo di orientamento e sappiamo bene che cosa significa andare ad accompagnare nelle scelte una famiglia e dei ragazzi quando sono nella fase della prima adolescenza, no? Finite le scuole medie per quelle della nostra età, lo dico a rigoni qua davanti, e secondarie di primo grado per chi oggi deve inquadrarlo in un contesto. Sappiamo quant'è importante che nei territori, io mi compiaccio delle amministrazioni che sono qui oggi, perché una delle chiavi di lettura è che hanno voluto la fascia tricolore con loro, grazie di essere qui, così ci onorate della vostra presenza, ma rappresentate quel legame tra il territorio e una dimensione nazionale a cui noi vogliamo tendere quando ci candidiamo ad essere la migliore formazione non solo per il Veneto, ma per l'Italia. Mi piace che in questa giuria, l'ho detto prima ad un'azienda che ho visto qui, non ci sono state spinte, qui non siamo per dare spintarelle a nessuno, qui invece c'è stata una giuria particolarmente autorevole. Parlo di Refosco, che rappresenta il sindacato che di più è presente a Job nel tempo e che ha voluto, nel dialogo tra mondo del lavoro e il mondo di chi deve decidere delle proprie scelte, ma anche di chi deve assumere delle decisioni di politica pubblica, come capita a me, di venire a confrontarsi, oltre a quello che si fa 365 giorni, anche nel momento culminante di Job, che è un po' il bilancio. Ecco, sappiate che vi svelo questo aneddoto e spero di far arrossire Sbrissa. Mi ha dato un pizzino, ma vi rendete conto? All'assessore regionale. Cioè, dà un pizzino dopo 15 anni di onorata carriera su questo palco e mi dice, guarda che devi dire queste robe qua. Allora io ve le ragazzi, voglio dire. Ragazzi, non sento i ragazzi della formazione. Un grandissimo applauso al nostro assessore. E salvate il presidente di forma, grazie. Forte, 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 forte. Un grido altissimo per l'assessore. È perché vuol fare no, ascoltate, con la mascherina poi rischiate qualche cosa col grido, no. Vuol fare arrossire me, ma non ci riuscirà. Però vi voglio dire quali sono le parole chiave. Mi ha scritto così, parole chiave. Io le condivido tutte, ma non solo. Sono state la ragione per cui la formazione professionale in Veneto è l'eccellenza. È responsabilità sociale. È responsabilità sociale piena. Si occupa del territorio, si occupa del confronto con il mondo del lavoro per dare un'opportunità di vita, di qualità della vita, che è un progetto di vita, quello che passa attraverso il lavoro. È trasparenza massima. Il mondo della formazione che altrove è chiacchierato, qui è indiscutibilmente trasparente, vero, pulito in tutte le sue declinazioni, e il dialogo con la Regione del Veneto, in fondo si chiama rete istituzionale, è un dialogo fattivo dove ognuno nel rispetto del ruolo converge, perché pensiamo che il bene comune si faccia investendo sulla formazione professionale dei nostri giovani. Poi mi ha chiesto di parlare di collegialità e condivisione, ed è esattamente il lavoro che Forma fa quando dobbiamo fare la programmazione di quello che accade sui territori. Noi cerchiamo di essere massimamente flessibili, parliamo con le imprese, gli chiediamo di che cosa hanno bisogno e poi cerchiamo di fare dei progetti formativi che siano legati a questo, e così rispondiamo alle potenzialità occupazionali. E infine mi ha detto di parlare di eccellenza, ma questo accadrà esattamente tra qualche secondo, quando cominceremo a premiare alunni, formatori ed aziende. Grazie di cuore per tutto il lavoro che state facendo. Grazie a tutti. Possiamo scendere? Il microfono, sì. Beh, direi che appunto, essendo emigrato in altre regioni da tempo, non avevo avuto ancora l'occasione di condividere il palco con l'assessore Donazzane. È assolutamente energizzante come presenza, complimenti. E adesso finalmente entriamo nel vivo. Abbiamo deciso ovviamente di iniziare dalla categoria delle allieve, e quindi chiedo di raggiungermi qui sul palco Giorgia Micalella e Francesca Zoccatelli, che sono allora, potete prendere i microfoni e se state distanziate potete anche togliere la maschera. Allora, vediamo se ho studiato io stavolta. Se vuoi, no, preferisci tenerla, ottimo.
Se ho studiato abbastanza, allora, Giorgia è operatrice grafica. Esatto. E ha studiato, perché tu forse hai già finito? No, sto facendo l'ultimo anno, sì. Ok. All'ENAC Veneto Canossiana. Giusto. Ok. E mentre Francesca studia all'Uniclef di Verona. Esatto. Ok. Che ha portato anche una nutrita rappresentanza. E studia il percorso benessere indirizzo estetica. Esatto. Sì, ok. Sì. E, ecco, io ho provato anche a mettere in difficoltà Francesca prima, perché appunto ovviamente hanno presentato le vostre candidature e nel caso di Francesca sappiamo che appunto hai dovuto lottare per imporre la tua scelta scolastica a suo tempo. Raccontaci un po' questo tuo percorso. Allora, alle medie ho detto di voler fare questa scuola e i professori hanno fatto di tutto per farmi cambiare idea, però io ero decisa a fare questa scuola e sono felice di averla fatta e niente, cioè, vorrei che mi vedessero qua, sinceramente. I professori delle medie. Esatto, sì. No. Questa direi che è forse il riconoscimento migliore anche per i tuoi docenti attuali, perché vuol dire, io ho provato a mandarle in crisi dicendole ma se tornassi indietro cambieresti scuola, invece no, è veramente assolutamente convinta di anche ex post di quello che ha fatto. Invece Giorgia, è una cosa che ci aveva colpito quando abbiamo fatto le riunioni di giuria, tu sei coordinatrice del progetto Rete Scuola e Territorio. Raccontaci un po' in cosa consiste. Sì, abbiamo in pratica fatto un primo concorso dove questa associazione ci richiedeva di rifare il loro logo. Da lì poi ne è uscita un'occupazione, un'esperienza lavorativa e infatti per loro continuo a gestire l'immagine pubblica, diciamo, l'immagine grafica e le loro comunicazioni, quindi locandine, volantini, tutto ciò che poi va a finire al pubblico. Quindi non solo è stata un'esperienza formativa a livello scolastico, ma adesso anche a livello lavorativo. Quindi ti senti già pronta per approdare nel mondo del lavoro? Un pochino di più. Questo secondo me è un altro aspetto importantissimo. Ecco, per premiarvi chiamo qui sul palco con noi il segretario della CISL Veneto, Gianfranco Refosco. E poi vorremmo sul palco, visto che appunto è stato un piacere vedere che anche, come si diceva prima, le rappresentanze sul territorio sono orgogliose dei vostri risultati, abbiamo l'assessore alla scuola del comune di Cona, che è il tuo comune, Giovanni Bianco, e se può raggiungerci anche lui, in rappresentanza del comune di Cona. Beh, adesso non facciamo un rullo di tamburi perché lo troverei fuori luogo, però come sapete, vabbè, voi intanto avete già superato tutta una serie di step perché ovviamente il numero di candidature è più elevato. Tra voi ci sarà una vincitrice e un'altra che ha una menzione particolare. Nella fattispecie premiamo quindi Francesca Zoccatelli come premio Manus Futuri. Prego. E una menzione speciale per Giorgia Micalella. Prego Giorgia. Prego. Thank you.
vogliamo fare un'ulteriore foto delle due premiate non troppo vicine, ovviamente, e con i premianti ai lati. Vedi. Ringrazio Giorgia e Francesca. Ringrazio. Adesso veniamo al premio maschile. E anche qui è stato un bel momento della giuria. Devo dire, come nello scoprire la storia degli enti, è stato molto bello scoprire la storia dei ragazzi. E nella fattispecie adesso andremo a scoprire le storie di, che prego di raggiungermi qui sul palco, di Elia Grego e di Fallumar. Allora, nella fattispecie, essendo Fallù uno studente dell'ENAIP di Verona, direi che c'è una nutrita presenza anche dell'ENAIP. Elia? Ecco, ci sta raggiungendo. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Fallù Mar, sono un ragazzo di 17 anni e vengo da Senegal e faccio l'ENAIP da 4 anni. Questo è il quarto anno, e è una scuola in cui mi trovo molto bene e sono contento di essere qui, e grazie a tutti voi. E ringrazio la mia scuola, i miei professori, e il mio datore di lavoro e i miei genitori. Bene. Allora. Qua, esatto, vedo l'assessora giustamente impressionata, qua sta andando, sta rubando il lavoro anche lei, perché senza che io facessi una domanda lui ha già fatto praticamente tutto, quindi bravissimo Fallù. E allora, nel dibattito all'interno della giuria abbiamo scoperto che il tuo contratto di apprendistato te lo sei proprio andato a prendere. Sì, raccontaci sì. Com'è andata. Allora, il secondo anno ero in alternanza scuola-lavoro, quindi non avevo ancora il contratto di apprendistato. E l'anno che è venuto, il terzo anno, ho chiamato varie aziende e poi ho trovato l'azienda Andrea Melegatti, che mi ha saputo accogliere e lo ringrazio. E sei ancora lì? Sì, sono ancora qua. Esatto. Perfetto. Adesso sentiamo un po' la storia di Elia. Salve a tutti, io sono Ferrari Cristian, rappresento Elia. Ma infatti Grego. Io dicevo, adesso ecco il perché. Dicevo, Elia mi sembra un po' cresciuto, però esatto. Giusto. No, sono un suo insegnante, rappresento lui in questo momento perché è a casa in quarantena con tutta la classe, per cui sono venuto qui. Quindi un insegnante che non era un contatto stretto. Esatto, bravo. Ovviamente, esatto. No, perché sennò sarei... Non ho avuto Elia in quel esatto. Momento. Allora, raccontiamo... Ecco, allora giriamola così. Perché avete candidato Elia o perché... Abbiamo candidato Elia semplicemente perché è un ragazzo solare, sempre disponibile anche alle attività della scuola, nell'aiutare i propri compagni, nell'essere presenti in parrocchia, per cui nell'aiutare i suoi coetanei al di fuori dell'aspetto scolastico e sostanzialmente sempre disponibile in tutte le attività e con ottimi risultati. Sì, c'è un ulteriore dettaglio che ci aveva colpito in sede di valutazione delle candidature, che in estate, nell'estate pre-pandemia purtroppo, ha fatto l'accompagnatore per un'associazione non vedenti. Sì, esatto, lui collabora con questa associazione e appunto ho sottolineato prima il fatto che aiuta anche in parrocchia, per cui ha questo ruolo all'interno dell'associazione di aiutare persone portatrici di handicap o comunque persone non del tutto autosufficienti. Ecco. Ok.
Per la premiazione della categoria allievi, chiamo qui sul palco Marco Dalla Bernardina, presidente del gruppo giovani di Confindustria Veneto. I premi al nostro Marco. Allora, adesso il rullo di tamburi caratteristico e in questo caso il vincitore è Fallù Mar. Poi per Elia una menzione speciale, ricordiamo che appunto qui sul palco vedete le due candidature che sono state ritenute più meritevoli tra tutte quelle che sono state presentate. Ti aveva colpito il microfono è lì? La storia mi ha colpito molto, soprattutto perché tante volte ci dimentichiamo di una cosa, che questo mondo è meglio che cominci a premiare solamente chi per merito, competenza ed ambizione le cose se le va a prendere. Quindi penso che lui sia veramente un esempio di merito, competenza ed ambizione. Continua così che farai strada. Grazie. Prego. Adesso passiamo a un'altra categoria. Ecco, qui dovremo confrontarci con forma per l'anno prossimo, perché per gli allievi abbiamo fatto la categoria maschile e quella femminile. I formatori invece abbiamo alzato l'asticella, perché abbiamo messo un unico premio sia per i formatori uomini che per le formatrici. Forse proprio per questo la giuria ha deciso di allargare il numero di menzioni e di candidature ritenute eccellenti. Per cui, anziché chiamare due persone sul palco, adesso ne chiamerò quattro, e si tratta di Elisa De Martini, Luca Garabin, che si collegherà con noi in video perché non è potuto essere presente, Barbara Perezzani e Federico Valletti. Dov'è Fallù? Sei ancora qua? Vedi? Cioè, sono più intimiditi i docenti di te. Tu a quest'ora eri già partito, eri già a metà del tuo speech. Allora, Federico non si offenderà se parto dalle signore. Esatto. Elisa era stata un bel esempio nel dibattito della giuria, perché quelle cose che si dicono in altri contesti, la sua candidatura è frutto di un processo bottom up, nel senso che non è stata calata dall'alto, ma in uno slancio di partecipativo di ENEP, che in realtà non è uno slancio, ma è uno degli elementi caratterizzanti di ENEP, ovvero il fatto di dare vita a processi partecipativi, la sua candidatura è stata votata dai colleghi. Quindi mi dicevano che c'è stato questa votazione di 156 dipendenti ENEP e è stato deciso che il mondo ENEP come migliore formatrice proponeva Elisa De Martini.
Allora, cosa hai fatto per meritarti tutti questi voti, Elisa? Intanto buongiorno a tutti. Io credo di non aver fatto cose eccezionali perché non mi si addicono. Credo che l'esito di questo risultato sia dovuto veramente a un lavoro di squadra che da sempre ho cercato di portare avanti, ecco, nella quotidianità. Quindi mi sento in questo momento di ringraziare davvero di cuore tutte le persone che hanno manifestato questa simpatia, che mi hanno voluto riconoscere in qualche modo la mia attività, le cose che ho fatto. E mi sento anche comunque altresì di dire che senza di loro non sarei qui io, ecco, perché chi è nella formazione lo è per scelta, condividendo le fatiche, le sfide di ogni giorno, ma anche le grandi soddisfazioni o piccole che siano, ma che vanno poi condivise. E credo che la condivisione sia stata un po' il motore di questi miei 30 anni che ho festeggiato giusto caso quest'anno in ENAIP, partendo appunto da quando sono entrata appunto come una ragazza poco più grande dei ragazzi con cui mi sono trovata in classe, e di strada credo di averne fatta tanta. Ho avuto anche tante opportunità, e da questo punto di vista credo che la formazione mi abbia dato proprio l'occasione di tirar fuori quello che forse avevo dentro, quindi le potenzialità, e grazie anche a tutte le opportunità di sviluppare le competenze che ho avuto in tutti questi anni, ecco. Grazie. Grazie Elisa. E questa, ragazzi, è una cosa davvero importante per quello che vi aspetterà quando vi sentirete pronti per approdare al mondo del lavoro. Quello che ha detto Elisa, trovare un lavoro che vi permetta di esprimere quello che sentite di avere. Prima abbiamo premiato... Nel premio femminile abbiamo premiato una scelta di controcorrente rispetto a quello che le avevano detto i docenti delle medie, e appunto è una fortuna immensa riuscire a sentire e vedere una strada già così presto nella vita. Però l'importante è che appunto nel momento in cui decidete di prendere una strada abbiate la sensazione che questa strada riesca a permettervi di esprimervi, come ha detto Elisa, e nel suo caso nell'insegnamento e nella formazione. Veniamo invece a Barbara, che invece ha dato vita, penso a cavallo della pandemia o durante la pandemia, a questo Dante. Progetto che è Dante Teen. Sì. Allora, se in un minuto dovesse riassumere cos'è Dante Teen, perché immagino sia un lavoro di mesi intanto. Certo. Allora, Dante Teen nasce intanto come progetto da parte di Telepace, della caporedattrice Francesca Martini, e in collaborazione con Don Giovanni Fasoli e la dottoressa Guadagnini, che hanno pensato a noi come scuola, proprio nei 700 anni della morte di Dante, di prendere alcuni temi importanti, eterni della commedia, quindi nelle diverse cantiche, e di attualizzarli. E quindi noi ci siamo preparati ed eravamo proprio nel momento della pandemia, quindi i ragazzi non erano presenti a scuola, se non nei laboratori. Ci siamo preparati certamente nella maniera canonica, leggendo, commentando, parafrasando Dante, ma soprattutto capendo che questi temi diventavano attualissimi, quindi il tema della speranza, della famiglia, ma anche quello dell'amicizia, dell'amore, dell'invidia, tutti del rischio, fin dove si può rischiare e quando ci si deve fermare. E quindi questi temi non sono rimasti così nelle pagine eterne, ma che poi finita la scuola si dimenticano. È diventata la vita di tutti i giorni. E la cosa bella è stata che noi ci collegavamo non durante le lezioni, chiaramente, perché c'era un programma da seguire anche in classe, ma noi ci siamo collegati di domenica, di sabato, tanto c'era il lockdown ed eravamo tutti chiusi in casa, però i ragazzi hanno dato il loro tempo, la loro disponibilità, abbiamo sacrificato le famiglie che stavano attenti a come si muovevano in casa proprio per non disturbare i ragazzi,
e loro hanno reagito con un grandissimo entusiasmo, per cui sono arrivati davvero ad esprimere un momento difficile, come era la mancanza di relazioni, e facendosi ascoltare. Quindi è stato bello perché loro hanno parlato attraverso Dante. Grazie. Allora, se Elisa è espressione del mondo ENAIP, Barbara invece è una docente dello Stimatini di Verona. Arriviamo al rappresentante maschile, Federico Valletti, che invece è dell'Istituto Salesiano San Marco. San Marco, sì. E appunto noi andiamo dalla letteratura, andiamo invece alla contemporaneità e al mondo digital con Marco, perché, o perlomeno la candidatura l'hanno motivata per questo progetto, ma immagino che poi il tuo lavoro non si fermi solo lì, ma in particolare lui ha fatto sì e ha seguito il processo che ha portato l'Istituto Salesiano San Marco a diventare Apple Distinguished School. Ecco, intanto cos'è un Apple Distinguished School e cosa avete dovuto fare per diventarlo? Ok, allora faccio un passettino indietro. Io non ho vissuto la formazione professionale sulla mia pelle. Perché sei laureato in fisica. Sì, esatto, esatto, come studente. Però la vocazione mi ha portato lì, insomma, sappiamo che il nostro mestiere è una vocazione. E il digitale è stato un gran bel binario su cui correre assieme alla direzione, che ringrazio sempre, e all'Istituto Salesiano San Marco. Nel 2012 siamo partiti con una sperimentazione iPad a ogni studente e ogni insegnante, nel 2015 abbiamo ricevuto questo riconoscimento che ci ha molto gratificato su quello che stavamo facendo da parte di Apple. Per arrivarci è stato un percorso di sperimentazione, di mettere a sistema anche le attività che cerchiamo di fare, no? Non far sì che questi esperimenti non siano solamente iniziativa di qualcuna, mia o di qualche collega e di tanti colleghi abili che abbiamo nell'istituto. E la candidatura ci ha portato ad avere un contatto diretto con Apple, rappresentanti di Apple a livello europeo sono venuti a trovarci, è stata anche una bella occasione perché hanno riconosciuto, e questa è una cosa che ancora ci ha inorgoglito, nella formazione professionale proprio questo contatto al di là degli strumenti, voglio dire, no, umano, e questa sensibilità, questo accompagnamento dei ragazzi che va oltre tutto ed è assolutamente l'humus su cui puoi costruire tante altre cose, tra cui anche esperienze tecnologiche e quant'altro. Ecco. Perfetto. Poi c'è un, appunto, dicevamo, un quarto candidato menzionato, non so se sia collegato, eccolo, Luca Garbin. Ecco, Luca è in rappresentanza del DF di Noventa Padovana, ci senti? Confermi? Ma riusciamo anche a sentirti oppure ti vediamo soltanto? Ah, ok, solo video, va bene, però... Allora, Luca, posso parlare io per te? Se dico cavolate, ecco, stavo dicendo un'altra cosa, se dico cavolate fai una faccia strana e io mi interrompo. Però, praticamente, intanto tu fai il pendolare da Adria a Noventa per insegnare, che già questo, insomma, denota un livello di passione non banale. Ma... io non so chi abbia scritto la tua candidatura, ma ha scritto una cosa che ci ha impressionato come giuria, e non tanto il problema di salute che ti tiene anche oggi a casa, che è un problema che si protrae da qualche anno e con il quale però tu lo stai affrontando. Ma la cosa che ci ha appunto lasciato un po' a bocca aperta è che per definirti hanno detto che sei un punto di luce della scuola. E secondo me, penso, non ci possa essere, cioè, al di là di qualsiasi premio e anche giudizio, perché poi a volte ti danno, ci sono le schede di valutazioni, mi è capitato in alcune agenzie formative o altro. Penso che a prescindere da qualsiasi valutazione, essere definito un punto di luce per un docente sia la massima aspirazione. Quindi, Luca, da parte di tutta la giuria, complimenti per quello che fai come docente e soprattutto... da quello che ci hanno detto, oltre a cosa fai, per come lo fai. Infatti, tra le altre cose, mi hanno detto che
una delle cose, anche qui, di sì o di no, una delle cose che per te è fondamentale nel tuo entrare in classe è farlo col sorriso. Ecco, grazie. Allora, grazie per i tuoi sorrisi, Luca. E adesso chiamo sul palco l'amministratore delegato del gruppo editoriale Atesis, Matteo Montan. Matteo è un collega che poi nel suo percorso, ecco, a proposito di formazione, ragazzi, uno può nascere giornalista e poi scoprirsi amministratore delegato. Allora, ti sono piaciute le storie dei nostri... Vabbè, tu le conoscevi un po' dalla tua partecipazione alla giuria. Ah, devo dire, quattro storie, una più bella dell'altra, ma è anche stato molto bello essere parte di questa giuria e, diciamo, ero un po' l'outsider in una giuria fatta appunto di, soprattutto di chi si occupa di formazione, però per noi che il gruppo editoriale raccontiamo il nostro territorio, la formazione è diventata, diciamo, passo passo in questi anni uno dei nodi centrali e quindi insomma abbiamo iniziato a raccontarle, adesso diciamo attraverso questo premio anche un po' a viverla da dentro, quindi insomma grazie a chi la fa e grazie a chi la riceve, anche se poi capisco che è uno scambio, quindi grazie. Vabbè, adesso Matteo tocca a te invece fare premiare, sì, e nella fattispecie quindi la giuria alla fine ha deciso di premiare Barbara Perezzani. Come aiuto, lo Stimmatini gioca in casa e quindi è numeroso, e menzione speciale per Elisa De Martini, Federico Valletti e Luca Garbini. Forse vanno meglio i fotografi. Ecco, scusate, ma con la maschera io, pur avendo condiviso la giuria, non riconoscevo Federico Pendin, che presiede la fondazione a capo di DF. Ecco, quindi sei tu il colpevole della definizione punto di luce. E il microfono è dietro di te. No, da parte di Luca, e non è stato esplicitato, però Luca è un malato oncologico e lui voleva dedicare questo premio a tanti lavoratori della formazione professionale che sono in questa condizione e che continuano a battersi, come ha fatto lui. Lui dice che è stato tenuto in vita in qualche modo dalla scuola nel periodo anche di lockdown, che tra una chemia e l'altra da casa riusciva a far lezione. Grazie. Ecco. Grazie a tutti i docenti e appunto la storia di Luca è veramente un esempio non solo per chi si occupa di formazione, soprattutto per la capacità di non perdere mai il sorriso nell'affrontare la quotidianità. Grazie. E all'interno di quell'alleanza educativa di cui abbiamo parlato all'inizio, adesso tocca alla categoria delle aziende. Anche in questo caso abbiamo allargato il numero di menzioni rispetto agli studenti, sono tre menzioni, quindi chiamo qui sul palco un rappresentante della Comunian Vini, un rappresentante di Ocichi Italia e un rappresentante della Torneria Nicoletti. Buongiorno. Dovrebbe essere acceso. È acceso? Oh, ok. Allora, adesso dobbiamo fare un po' come Fallu Mar. No, no, venite, venite. No, non troppo lontani, vicini, ma più lontani.
siccome appunto io avevo le presentazioni dell'azienda, però poi non sapevo chi sarebbe stato arrivato in rappresentanza dell'azienda, se vi presentate un po' come fa lui e soprattutto spiegate come cosa siete facciamo? Stati coinvolti in questa perfetto situazione. Io sono Ivano Tregnago e Locic Italia è un'azienda giapponese, la capogruppo è giapponese, e qualche anno fa, quando si è iniziato a parlare di Brexit, Ochiki ha cominciato a guardarsi attorno dove poteva mettere radici in Europa, perché oggi è presente oltre in Giappone, Stati Uniti e Inghilterra. Allora non era così scontato che scegliesse l'Italia, insomma il nostro paese è un grandissimo paese ma anche complicato agli occhi delle multinazionali, lo sappiamo. Comunque siamo riusciti a convincere il management che in Italia, in Veneto soprattutto, c'è la cultura del lavoro, c'è la cultura della formazione. Noi da anni collaboriamo con l'Istituto Salesiano San Zeno, con cui abbiamo un ottimo rapporto, cerchiamo di trasferire quelle che sono le conoscenze delle tecnologie che abbiamo nel nostro settore e loro ci danno una grande soddisfazione. Abbiamo veramente visto tanti ragazzi crescere e il futuro è vostro, ragazzi. Se posso dire solo una cosa, cercate di essere curiosi. Buon lavoro. Grazie. Andiamo in ordine di palco. Prego. Allora. Antonio Nicoletti, della Tonneria Nicoletti. Sì. Microfono vicino, vicino alla mascherina. Sì, prego. Sono stato parte della scuola professionale di Trissino, sì, nella quale sono stato allievo dal 1956 al 61. Sì. Poi nel 66 in Tre Fratelli abbiamo acquistato tre macchine e abbiamo cominciato a lavorare. Sempre stato in vicino al nostro centro professionale. Adesso quante macchine avete, per curiosità? Faccio un po' il mio lavoro. 70... Sono 64 in questo momento. Sì. Ok. Ecco. Quindi da 3 a 64 un sempre po'... presenti alla scuola, con le borse di studio, stesi dei ragazzi. Beh, c'è un dato che ci hanno dato, eventualmente lo corregge se dovesse essere errato. Voi avete 130 dipendenti? Sì, esatto. E un terzo, quindi... 33% di questi dipendenti sono ragazzi presi dalle scuole. Noi facendo lo stage tutti gli anni, con sempre due o tre ragazzi, un paio li prendiamo sempre. Sì, due alla esatto. Fine. Esatto. Abbiamo ex allievi che hanno fatto la vita da noi, sono già andati in pensione, per la nostra azienda ha 55 anni. Vedete, quindi abbiamo due poli in questo caso, la multinazionale... e l'azienda qui, il fondatore dell'azienda in questo caso, esatto. Che ci danno due punti di vista complementari su cosa significa per un'azienda accogliere ragazzi che escono da scuole professionali. Noi come azienda siamo decisamente convinti che la formazione fa la differenza. Le nostre 64 macchine le possono comprare tutti, cioè ogni nostro concorrente in qualunque parte del mondo ha le stesse possibilità nostre. Come vengono usate, come si riesce a produrre e a differenziarsi rispetto alla concorrenza dipende solo dai ragazzi che li usano e per questo serve molta formazione fatta bene, quindi per noi è stato anche un piacere, siamo stati colti di sorpresa, però è stato molto piacevole. Esatto. Io credo che faccia piacere sentirlo ai referenti degli enti di formazione qui presenti e anche agli stessi ragazzi. Ecco, mi raccomando, nel caso sapete, se siete nella provincia di Vicenza, esatto, che c'è un'azienda che accoglie ben volentieri chi è formato. Grazie. Non vedo un rappresentante di Comunian, quindi chiamerei sul palco Giorgio Sbrissa. Ah no, c'è. Era solo ancora sì, giù dal palco. Siamo la scuola che abbiamo indicato Comunian, quindi noi siamo Veneto di Padova, che abbiamo indicato Comunian, che non poteva essere presente oggi. Ok, perfetto. Perché avete indicato Comunian? Perché è un'azienda che con noi collabora da anni, raccogliendo i ragazzi in stage, anche in situazioni un po' più complesse, dando disponibilità anche a ragazzi con portatori di handicap di poter far parte del loro gruppo di lavoratori e quindi hanno una sensibilità veramente speciale accogliendoli e dando loro le condizioni necessarie per poter lavorare e poi anche li assume, quindi
ci sembrava doveroso dare una menzione per loro. Ottimo, e quindi anche se non sono qui con noi oggi siamo felici di menzionarli. Chiamo quindi sul palco Giorgio Sbrista, visto che è anche la premiazione che chiude questo nostro incontro, per consegnare sia la targa al vincitore sia la menzione speciale. Quindi la giuria ha deciso di assegnare il premio Manus Futuri 2021 alla Torneria Nicoletti. Speciale a OCIC Italia rappresentata da Ivano Tregnago. Grazie. E un'ulteriore menzione per Comune Alvini. E la diamo in rappresentanza all'ente. Ma una curiosità, perdonatemi, ma siccome appunto l'anno scolastico era il 56, una curiosità appunto, conoscendo un po' il tessuto imprenditoriale veneto, quante giornate passa ancora in azienda? Adesso... Non deve dire bugie. No, sì. Faccio 8-10 ore al giorno che adesso, ma non è che lavoro sulle macchine, No. È la mia seconda casa. Temevo una risposta del genere, però... Un'azienda formata quando avevo 21 anni, non sono capace di staccarmi. No, ma e qua torniamo a quello che ci diceva prima la professoressa De Martini, ragazzi. Quando trovate che il lavoro è espressione della vostra passione, poi sì. Finisce così, esatto, che è una forma di vita. È una vita, una esatto. Cosa che hai creato da 21 anni, non sei capace di staccarti. Io ho una richiesta. Sì, prego. Beh, sei il padrone di casa oggi, quindi... Qui ci sono i pensieri, noi abbiamo immaginato che i nostri ragazzi con le loro mani, Manus Futuri, piccole cose ma grandi perché fatte dai nostri ragazzi, potessero essere donate nella formazione è forte il principio del dono a queste imprese che a noi tutti i giorni donano. Chiederei ai rappresentanti di forma e alla nostra assessora se potesse venire qui con noi perché la formazione è anche... Una faccia. Sì. Che soddisfazione. Giorgio, allora io ti raccolgo il tuo assist e chiamo sul palco anche gli altri premiati perché così riusciamo anche a fare una foto di gruppo finale. Quindi chiederei a tutti i premiati di salire qui, delle categorie formatori, allievi e allieve, per una foto di gruppo. E se sono ancora insieme a noi, Marco. Anche i componenti delle giurie e chi ha seguito tutto questo. Marco, in questo caso appunto me lo volevo tenere per il finale, però appunto Giorgio, che è una persona attenta, ci tiene a che venga detto che tutta questa giornata non sarebbe stata possibile senza l'impegno delle persone che lavorano all'interno di ENA e di Forma, e in particolare Marco Galdiolo, che vi posso garantire dal numero di mail, di telefonate che ci siamo scambiati nelle ultime settimane si è preso davvero a cuore. Marco, dove sei? È lì dietro, però poi riusciremo a farlo venire fuori. Eccolo qui. Ecco, invece, visto che siamo già tutti qua, mentre finiscono di fare le foto di gruppo, noi possiamo già lanciare la palla in avanti, se mi concedete la metafora sportiva,
e dire che Manos Futuri è una prima edizione, l'intenzione è che diventi una tradizione, poi parlerete con l'assessore se dentro Job Orienta o in altri contesti, però l'idea è che Manos Futuri vada avanti. E addirittura la giuria, non so se ci siano ancora i componenti qui, lanciava anche in quel caso la palla avanti e vorremmo che fosse istituita un'ulteriore categoria, e in particolare quella degli ex alunni, perché noi crediamo come giuria che l'esempio dei ragazzi che tra virgolette ce l'hanno fatta, hanno chiuso un percorso di formazione e hanno avviato delle loro attività o sono approdati nel mondo del lavoro possa essere di forte esempio per i ragazzi che adesso sono dentro le scuole. Quindi il nostro appuntamento è al 2022 con Marco, allora microfono a Marco. Allora, anche i componenti della giuria per favore vengano su che facciamo la foto insieme. Marco, non risparmia nessuno. Va bene. Esatto, no, perché come immaginavo qualcuno ha impegni istituzionali o di lavoro, per cui forse non sono più qui insieme a noi. No, comunque mi raccomando, la cosa più importante è l'appuntamento al 2022 e vorremmo anche sapere le storie dei premiati di quest'anno, perché appunto questo non è un premio per quello che si è solo per quello che si è fatto, ma proprio dal nome è rivolto a quello che si farà, e quindi dobbiamo proiettarlo a tutti gli anni a venire. Grazie a tutti e complimenti a tutte le persone che si sono avvicendate in questo palco. Adesso ci sarà un ulteriore momento che coinvolgerà la consegna del premio. Ok, quindi se possiamo restare ancora 10 minuti in sala, perché c'è un ulteriore momento, mentre adesso liberiamo il palco. Ci dai sì, pronto? Ringrazio Giorgio.